Ed eccoci qua al nostro tavolo, bentornati. Salutiamo Lapo, la signora Coriandoli, Francesco Paolo Antoni. Alzatevi il microfono che qua non si sente. New entry Giovanni Cacioppo. Che bello rivedere Roberto Giacobbo. È guarita dall'influenza Mara Maionchi. Quanto ci sei mancata. Uno dei programmi per me imperdibili che trasmette proprio il nostro canale, il 9 Cash or Trash, con noi Paolo Conticini e Alessandro Rosa. Un pochino più qua, Paolo. Un po' più qua. Frankie High Energy. Lo scorso 13 ottobre in Messico ha realizzato il nuovo record dell'ora femminile percorrendo la distanza di 50,267 km, la prima donna della storia, Vittoria Bussi. Il direttore, vice direttore di Novella Bella, Nino Frassica. Benvenuti a tutti. Mara, come stai? Bene, grazie. C'ho due costole rotte, sono caduta dalle scale. Una tragedia, poteva essere una tragedia. Come le costole rotte? Allora, sì, perché sono caduta, sono andata a casa, non stavo bene, avevo l'inizio del Covid. Ho salito le Covid scale. O influenza? Covid. Covid. Ok, due giorni, poi positivo, negativo, no, positivo, no, se no non sarei qui. Ed invece, mentre stavo, non stavo bene, salito le scale, arrivato in cima alla scala, ho capito che cadevo indietro. No. Allora ho cercato di trattenermi, ma la mano era impegnata, sono caduto, ho preso una botta, sono rimasta lì due minuti. Pensa all'invidia della Vanoni adesso, che lei dice che sanno sempre male gli altri, lei no. No, io glielo gli telefono domani. Diglielo, assolutamente. Certo. Non hai perché sta male di tutto questo? Non c'è un filmato di tutto questo. Di tutto quello che ho fatto. Fa, filmato... No, non c'è filmato. Ci sono testimoni, però, quelli che mi hanno raccattato. Salerno. No, Salerno stava in casa sua, bello tranquillo, mica sapeva di tutta questa tragedia. Ah, lui non si è occupato? No, beh, non è che non sapeva che arrivavo, quando arrivavo, se tardavo un po', non ha pensato che avessi tutto fatto, tutto certo, sto casino, certo. Capito? Se no si sarebbe preoccupato. Spero. No, dopo si preoccupa, spero, no? Dopo si però mi ha visto intera, nel senso che alla fine, capito, poteva succedere di tutto. Di tutto, non è successo. Giovanni Cacioppo, Roberto Giacobbo. Giovanni, è la prima volta che vieni? La prima volta che vengo, sì. Eh? Mi sto ambientando. No, allora io facciamo vedere una comico, cabarettista, conduttore elettrauto elettrauto che serve tantissimo. Noi abbiamo preparato delle immagini per la tua carriera. Le vuoi vedere? Avete fatto il film del matrimonio? No, del matrimonio no, la tua carriera, solo la tua carriera. Chi lo presenta? Nino, lo presenti tu? Non so se interessa al pubblico questa cosa. Va bene, vediamo, adesso facciamo vedere. Allora, in metà è Monsieur, giusto? Metà è Monsieur, sì, metà è Monsieur. Ladies and gentlemen. Let's ask. Buenos Aires. Buenos Aires. Questa sera, per la prima volta, a che tempo che fa, Giovanni Cacioppo, Story. Bravo. Ma dentro il libretto, niente problema, ma dentro il libretto ho detto, questo è l'unico problema. Davanti alla porta ci sono tonda schiena di legno e sem mani di merda. Hai capito? Come dicevano i latini, ubi maior, mini minor. Ubi maior? Mini minor. Sono prontissima. Grazie per gli applausi, ancora non ho fatto niente, però... Ma questa è comoda per andare a pisciare dietro le siepi. Perché non ti vedo. Non ti vede nessuno. C'è qualcuno di gela qua? No, perché è matematico, che ogni volta che fai una figura di merda, uno del tuo paese c'è sempre. A Milano la privacy funziona perfettamente, tutto riservato, tutto nascosto. Da noi in Sicilia va a fare l'analisi del sangue, esce l'infermiera con tutti i fogli in mano, senza buste, senza niente. Di Stefano Carmelo. Ah, ciao, tu sei, tieni, cirrosi epatica, ciao. Vabbè, io la chiusura di sto pezzo non ce l'ho, però mi sono messo con gli autori d'accordo e gli offro una cena e siamo a posto così.
però Giovanni, a te è successa una cosa pazzesca qualche tempo fa, poco tempo fa. Poco tempo fa, sì. No, che cioè, so a cosa ti riferisci. No, ma raccontala tu. Cioè, tu dove eri? TV Svizzera? Sì, ero a Winterthur, vicino a Zurigo, a fare una serata per gli italiani in Svizzera, per gli emigranti. E ho fatto lo spettacolo. E poi è venuta questa giornalista ad intervistarmi. Sì, una giornalista a intervistarlo che però ha fatto un piccolo errore. Cioè... Ma ha scambiato per Aldo, mi chiamava Giovanni. Lo ha chiamato Giovanni, ma pensava fosse Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo. E la cosa pazzesca è che lui, per gentilezza, ha accettato il ruolo. A me mi è sembrato brutto contraddirla. Mi è sembrato brutto contraddirla. No, quindi lo chiama Giovanni, ma pensando che sia Aldo. Guardiamo il filmato dell'intervista. Una cosa, io ero sbellicato, guardiamolo. Bellissimo. Ben arrivato, caro Giovanni, ma chi non lo conosce, ogni pre-presentazione direi che è abbastanza superflua. Giovanni Cacioppo ci ha regalato tanti momenti di allegria, tante risate, da Zelica, Colorado. Io da bambina cercavo di capire quello che loro ci raccontavano, erano i tre dell'Ave Maria, li definivamo un pochino, no? Aldo, Giovanni e Giacomo, e anche a livello televisivo ci hanno accompagnato veramente attraverso un po' tutta l'Italia. Ricordiamo uno dei film che vi ha poi resi tanto famosi, attraversando l'Italia fino ad arrivare a Palermo. Vuoi ricordarci, caro Giovanni, il titolo di quel film? Così è la vita. Così è la vita. E poi? Poi la leggenda di Johnny Jack, chiedimi se sono felice. Sei felice? Io sono felice, sì, sempre felice. Anche perché non avrei motivo di non essere felice, almeno per ora, e spero di continuare così. Giovanni, tu hai accettato il ruolo. Ma pensavo che fosse una cosa che rimaneva lì tra di noi, no? È inutile che mi metta a contraddirla, a correggere. Un triplo salto. Triplo mortale. Salto mortale, perché ha sbagliato due volte, perché l'ha chiamato Giovanni pensando che fosse Aldo. Hai capito, Lapo, hai capito? Il web è stato spietato poi. Hai capito? Che credo che, però si siano chiariti, cioè dire, so che si è sentito con Aldo e allora... torneranno di nuovo insieme e Aldo, Giovanni e Giacomo rifaranno il quartetto. Ma che no, non è così. Vabbè, non è così. Siamo contenti. Aspetta che hanno fatto la storia della comicità in Italia. Non è così. Proviamo a chiarire l'equivoco fino in fondo. Aldo Baglio, Aldo, ci sei? Guarda qua il pubblico di Milano. Aldo? Sono qui. Ma dove sentito... sei, Aldo? In un archivio? Dove ti hanno messo? La cosa, però dove sei? Giovanni, hai sbagliato a dire così la vita. Chiedimi se sono felice quello che... E in tutto questo lui ha sbagliato il titolo. Guardate la somiglianza, effettivamente, sì, effettivamente non c'è. No, non c'è. Però... Infatti anche a me mi scambiano per Cacioppo. A te ti chiamano Cacioppo. Scusa, Aldo, ma dove sei? In un sotterraneo? Dove sei? Giacomo. Che è Giacomo. No, sono fuori. Adesso non riesco a farti vedere il fuori perché qui è buio, non so. C'è un archivio, voi un archivio. Lì. Vabbè, come ti ha interpretato Giovanni? Come l'hai visto, Cacioppo? Perfetto, io ho detto risponderò così anch'io la prossima volta. Aldo, mi prendete nel trio? Tanto come siamo in tre, siamo in quattro. Ormai siamo un quartetto, ormai... Ormai ci sei dentro, non ti puoi più togliere. Bene, vabbè, comunque è stato uno dei momenti più esilaranti, sì, secondo me, a cui si potesse assistere, davvero, davvero, davvero importante. Aldo, cosa stai facendo di bello in questi giorni nella vita? Io diciamo che sto lavorando come falegname, perché sto preparando un laboratorio così artistico, perché... non avendo niente che da fare, allora mi sono buttato su. Se vuoi venire... Sono ormai un anno che sto cercando di preparare questo laboratorio. Senti, se vuoi venire ogni tanto da noi qui sul 3x3, ci siamo, Sì, ma io sono a Bucchieri e... New York. A New York, diciamo, male. New York, vabbè, un viaggio. Vada in piedi, vai in viaggio. Ma non venire a piedi, Aldo, non venire a piedi. Vieni in mezzo. No. No.
Sì, vabbè. Hai te sei troppo avanti con l'età per venire a piedi, Aldo. Facciamo ancora una volta un'inquadratura insieme di Giovanni e Aldo. Mi faccio la faccia ad Aldo. Fai la faccia ad Aldo, grazie. Ecco, guarda. I denti, due gocce d'acqua. Ma poi... Ma poi che fine ha fatto la giornalista? Non se ne sa più nulla. Dove è finita? Non ho notizie. Giovanni, tu l'hai sentita più? No, io non l'ho sentita, non la sentivo neanche prima, non c'ho neanche però se adesso vuole venire a trovarci facciamo un'altra volta un incontro tutti e tre, così chiariamo l'equivoco, che magari è utile. Un incontro chiarificatore. Bene, Aldo, grazie mille. Ciao. Oh, grazie a voi. No, scusa, se l'hai disturbato. Ciao Giovanni. Ciao. Però non sono proprio uguali. No. Non sono proprio uguali. Cioè? Perché Giovanni è Aldo grasso. No, non è così. È Aldo che è Giovanni magro. Esatto. Scusa, è così, no? È giusto. Comunque lo vorrei tranquillizzare perché è dal 2000 che io faccio autografi e firmo fotografie al posto di Jimmy Ghione. Fabio. Fabio, è vero, un pochino. Eccolo là. Fabio, la settimana scorsa una giornalista, non era questa, non vero? Questo vero? Mi ha chiesto, ma lei si trova meglio con Terence Hill o con Luca Zingaretti? E io non ho mai lavorato con Luca Zingaretti. Però il genere è lo stesso, è il poliziesco, capito? E tu che hai detto Zingaretti? Io ho detto Zingaretti. E certo. Fabio, ero in Calabria a fare uno spettacolo e prima dello spettacolo siamo andati a cena io, il sindaco e la gente che mi aveva fatto da tramite per lo spettacolo. Ora, che un falegname non mi conosce, il tabaccaio non mi conosce, ma già va bene, però tu fai la gente, hai comprato il mio spettacolo, l'hai venduto al sindaco, dovresti sapere cosa hai comprato, no? A un certo punto a metà cena questo ha detto, ma con gli altri due non ci lavori più. Ah, allora è un destino. Ho detto, no, dopo la pubblicità dello Yomo ci siamo separati. Allora, ci sono tante storie che dobbiamo raccontare. Allora, io comincerei da una, Roberto. Giacobbo, allora ti spiego, questa settimana, però no, Frankie, lo dico a te, no, non facciamo gli spiritosi. Io evito. No, perché è una cosa seria. Ci provo. Perché c'è anche, Mara, c'è anche chi soffre. Certo. Ecco, allora, Francesco, però Antonio ha postato un video che lo riguarda, e so che uno lo vede distinto e di ridere, ma non dovete trattenervi. Sì, l'istinto è sempre quello di fare gli spiritosi. Guardiamo il video, perché invece è una cosa, ecco. Seria. Vai. Allora, siccome sono stato rapito dagli alieni per, credo, circa, insomma, 2-3 ore, che ho questo buco di... Però, insomma, sono sicuro perché mi ricordo che sono stato... rapito, poi mi hanno cancellato i ricordi, però mi ricordo che mi hanno cancellato i ricordi, e allora volevo sapere se c'è qualcuno col quale io possa condividere questa esperienza senza avere spiritoso, però senza... No, questi non... Allora, devo andare, però insomma, se c'è qualcuno me lo faccia... Allora, noi abbiamo chiamato Roberto Giacobbo, perché Roberto Giacobbo, che tra l'altro all'inizio del 2024 tornerà su Italia 1 con la quinta edizione di Freedom oltre il confine, anche questa edizione viaggerà alla ricerca dei misteri in giro per il mondo, noi abbiamo qua, capito, Paolo Antonio, non, tu sei, sei ironica? No, per niente, anzi io... Perciò poi ironico? Io no. No, meno male, è stato rapito... Coriandoli, lei signor Coriandoli? No, sono preoccupata. Perché è preoccupata? Niente. No, perché hanno pagato questo riscatto. No, non è successo. È stato rapito dagli alieni. No, allora, io vorrei però dire una cosa importante. Allora, intanto dobbiamo capire meglio cosa è successo. Ti hanno cancellato la memoria e anche la barba, da quello che si vede. Sì, fatta barba. Cioè, no, poi una cosa che succede sempre, io mi sono sempre, ho detto, mai esistessero delle civiltà extraterrestri, perché
come dire, statisticamente perché dovrebbero rapire, no? Dovrebbero rapire un esemplare eccellente. Io ho sempre pensato che questi esseri per arrivare fino a noi dovrebbero essere degli esseri molto, molto evoluti, intelligenti, evoluti. Molto intelligenti. Infatti quindi, avranno fatto una selezione. E perché quindi, hanno scelto te? Io penso che se hanno scelto te, tu sei un eroe, sei una persona estremamente importante, anche se devo dire... Fosse vero, sti alieni mi sarebbero un po' calati a me, insomma. Evidentemente hanno scelto un rappresentante di questo popolo particolarmente votato. Ma come avevano fatto? Tenevano le corna? Come avevano... No, allora, in realtà io è una domanda che ha fatto Paolo. Non osava, l'ha fatta Paolo. Allora, cioè, vuole sapere se tenevano le corna? Allora, state facendo gli spiriti. No. State facendo gli spiriti. Lui perché io non ho avuto un avvistamento, in realtà. No, però c'ho questo, ricordo, non ricordo... Cioè, avevi gli occhi chiusi? Non lo so, dormivi, cioè, questo buco. Avevi bevuto? No, stavo normale. Hai mangiato i peperoni? Hai mangiato i peperoni? No, signore, stavo in una situazione. Ma non ti devi vergognare, li abbiamo fatti tutti degli errori. Ma non mi sto vergognando. Certe notti, cioè, può capitare. No, ma io sto non c'è da vergognarti. L'importante è rialzarci legalmente. Certo. No, ma non ho fatto niente di male di cui vergognare. Che ho fatto? Chi di noi non ha alzato gomito? Ma non, io non ho idea di che cosa sia successo. Cioè, questo buco può capitare, ti ripeto. Violentante. No, nessuna violenza. Non mi ricordo niente. Mi ricordo di non ricordare. Ma... Mi ricordo che mi hanno cancellato la morte. Ok, ma voglio dire, quando tu l'hai visto? Teneva le corna? Non li ho visti. Ma tenevano le corna? Allora come fai a dire che sono degli alieni? Perché non poteva essere vicino di casa. Questa cancellazione del ricordo del rapimento degli alieni. Ma dove è avvenuto questo rapimento? Dove stavi? Stavo in questa... Dove è avvenuto questo rapimento? Dunque, ero lì nel camper la mattina. Dovevo... Un cloud? No, stavo lavorando, stavo girando. Non ce l'hai un backup dalla memoria? No, ce l'ho. Stavo girando, improvvisamente... Mi sono ritrovato. Ma quanti erano questi alieni? Non lo so, non ho idea. Ma che sembianze avevano? Come erano fatti? Non li ho visti. Vuole sapere se avevano le corna? Come fai a... Non li ho visti! Non alzare la voce. Come fai che hai... Ma perché mi hanno rapito? Perché mi ricordo che c'è stata questa cancellazione di ricordo, che mi ricordo che del ricordo. E allora come fai a sapere che erano alieni? Certo. Ma per forza gli alieni sono stati, perché c'ho un buco. Ma perché per voi? Ma non sarebbe... Ma che cosa sarebbe potuto mai capitare se... Sì, bisogna bere responsabilmente, può capitare che se una sera uno alza di gomma, ma non ho alzato nessuno, ma non c'è da vergognarsi, gli errori si fanno. Ma certo, ma sta bene. Tu, Roberto, tu come te la spieghi questa? Io francamente non me la riesco a spiegare, perché gli indizi che ci sta dando... Ma quali indizi? Non ci sta dando niente. L'imputato? Ecco. Ma che imputato? No, sei imputato. Se Giacobbo ha detto che sei imputato, l'è imputato. Sto portando una testimonianza. Che testimonianza? Ma quale testimonianza? Sono testimoni? No. Lei si ricorda qualcosa? Non mi ricordo, non lo sai. Aspetta che c'è Nino che dice... Guardo, si ha le cicatrici, ma non le ha. Hanno fatto il culo, non so se mi hanno... La stessa cosa è successa a Flavia Vento. La stessa cosa. È vero. Ha dei chip addosso? Probabilmente sotto pelle. Che cos'hai? Dei chip. Hai un chip? Probabilmente... Nino li ha, già, sotto pelle. Un tatuaggio, una cosa. Pelle. Allora, io vorrei... Ha un chip... Chip e chop. Vorrei essere vedi Flash, vedi la classe. Wow. Chip e chop. Si deve fare un... Ci si può sottoporre a una sorta di se tesi. Lei si paga un attack, possiamo vedere, ma la deve pagare lei. Perché... Sentiamo il barista. Non è previsto dal servizio sanitario. Il barista sanitario. Che ti ha servito da bere. Ma non ho bevuto, non vabbè, facciamo un attacco, questo mi sembra una cosa buona. Diciamo che però una cosa, Roberto, è successa. Sì. Che da quando è stato rapito, sì. È tornato a tale qua. E anche questa settimana, tu stai zitto che c'eri pure lui. Ho commentato. C'eri pure lui. Però io vorrei far vedere al pubblico, isoliamo solo l'imitazione che ha fatto Francesco Polantoni e proviamo a indovinare chi era. Io dico il primo nome, poi voi dite. Va bene. Io non l'ho ancora visto. Isoliamo solo Francesco. Ma l'avevano già rapito o era ancora da rapire? No, è stato rilasciato. Ha rilasciato. Ecco. Allora, dico la mia. Viola Valentino. Allora. È Viola Valentino?
Sì o no? Viola Valentino. No, no. Lapo, chi è? Ma non ci potete arrivare. Uno dei Tazenda. Daniela Santanchè. Daniela Santanchè. Itazenda, dice Lapo. Itazenda. Ma non è tanto, non è tanto famoso lei. Giovanni Cacioppo. Mary Strip. Mary Strip. No, signore. No. È una cantante. Roberto, chi è? È la Versace. La Versace. Allora, è una dei Paola di Ferrari. Paola Ferrari. Una di tre sorelle. Erano una... tre sorelle che... Ah, e beh, così. La Carlucci. La Carlucci. Milly Carlucci, dice la Coriandolo. No, è Porta le bandiera. Poca onda. Ma tu che tu c'eri? Tu c'eri. Peppa Pig. Peppa Pig. Ma no, ma Peppa non è una... Allora, io vorrei che... Mara. No, ma scusa, non ho capito come tu hai fatto a capire che era questa... Cosa ti hanno detto? Ma chi? No, ma adesso possiamo vedere chi era lui. Ma no, ma lui non sa un cazzo, voglio dire. No, dico, chi era? Franky, chi ha imitato? Alice Kessler, vista da un ubriaco. Alice Kessler, bello. Erano in tre, vi do dei... Vittoria, chi ha imitato? Vittoria. Non lo so, sto facendo fatica a seguire quello che vi posso dare degli indizi almeno. Quindi, chi è secondo te? È l'imitazione di chi? Ma da chi? Di chi è l'imitazione, Vittoria, secondo te? Quando ti hanno rapito eri vestito così. Non c'entra niente. La sera della festa, no. Quando hai bevuto, questo, eri così. Non ho bevuto, questo, allora, è un altro sì, momento. È entrato dal rapimento. Dopo, così. Siccome, dopo aver bevuto. Ma la cosa non c'entra niente con gli alieni. Vabbè, questa è un'esibizione. Chi è? Dimmi chi è. Allora, posso dare degli indizi? No, dici chi è. No. È una delle tre sorelle della SketchUp. Ma figurati, le abbiamo viste due volte in televisione da lontano, noi sappiamo chi sono le SketchUp. Chi erano le altre due le altre due a fare le sorelle? Gabriele Cirilli e Paolo Conticini. Lui e Gabriele allora. Cirilli. Guardiamo il filmato, mettete via i bambini. Vai. Ragazzi, per fortuna abbiamo un minuto di pubblicità, così ci riprendiamo, perché è una roba così... Poi intonate però. E lei, lui poi ha detto quella in mezzo. Mortacci vostra, ma avevamo fatto anche cantare. Vabbè, 98, 99... Cosa? Giovanni, vuoi lanciare tu la pubblicità? Come no? Signore e signori, pubblicità. No, ma scusa, un modo un po' più empatico. Fallo come lo farebbe Aldo. Fallo come lo farebbe Aldo. Signore e signori, la pubblicità! È uguale! Allora, scusate, stavo parlando ancora degli alieni. Perché, Roberto, in un mese scorso un ufologo messicano ha presentato al congresso del suo paese quelli che secondo lui sono i resti di due alieni. Però la comunità scientifica ha definito tutto questo una buffa. Allora volevo far vedere a Paolo Antoni, ecco, assomigliava a questo l'alieno che ti ha... In realtà io non l'ho visto, non me lo ricordo bene, però potrebbe essere, sì. Quello con la barba, diciamo. No, l'altro! No, quello nella scatola. Assomigliava a quel coso lì o no? Sì, forse sì. Ecco. Roberto? Allora, Roberto, vai. Messico è una... Parla con lui, con l'imputato. Il Messico è una nazione dove spesso si sono viste luci nel cielo, anzi, le riferiscono addirittura ai trapassati che tornano, eccetera. Questa volta hanno tirato fuori questi due Messico. Esseri. Esattamente. Cioè. Quindi che hanno ritrovato? Poi dicono che sono stati trovati in Sud America e che hanno ritrovato questi esseri che pare non siano degli insiemi. Tante volte questi esseri sono composti da vari pezzi di vari esseri. Questa volta dicono che sia un unico pezzo, corpo. Unico corpo. Però vai a capire da dove viene. Certo. Torniamo a dire che una cosa è
pensare che in un universo ci sia vita, una sì. cosa è che questa vita sia arrivata fino a noi. Una cosa però vale la pena sottolineare, se questo fosse successo oggi, tipo sì. uno rapito dagli alieni pochi giorni fa... Cioè Francesco? Io. Adesso non voglio entrare... No, entriamo, non voglio fare degli esempi. No, entriamo, ecco. Entriamo. Sarebbe molto meno credibile... Sì. Proprio perché oggi sono ecco, tante tecnologie, tante cioè, qui secondo te è un millantatore. No, diciamo che le cose che avvengono da un lontano passato possono essere esaminate. Se fosse successo in questi giorni sarebbe un millantatore. Una persona spregevole. Una persona spregevole. Non vorrei entrare nelle false prove. Ma aiutami a dire spregevole, Lapo. Ma perché spregevole? Veramente non carino. Io sono rimasto estasi di fronte a Sandro perché... No, Sandro, Roberto, no! Lo preferisco, è meglio come narratore che anche cantante. No, lui è Roberto Giacobbe. Mi ha fatto innamorare gli occhi di tuoi verdi. Non è Sandro Giacobbe, no! È una grande canzone. No, è Roberto Giacobbe. Però è incantevole, lo ascolterei per ore. No, ma è Roberto, non è Sandro, è Roberto. Quindi rinnovarsi è una grande opportunità. Vabbè, allora ti faccio vedere queste immagini che abbiamo dedicato a Roberto Giacobbo. Nazionale cantanti anche. No, è l'allenatore. Quello è Sandro Giacobbo. No, è un altro. Guardiamo queste immagini. Bravo. Vediamo. Entriamo nella storia. Questo quadro si è allontanato più di mezzo metro dalla parete con una grande bagliore, si dice una fiammata. Come mai è arrivata a noi un'immagine così sbagliata? Dobbiamo cominciare a temere di tante storie che ci sono arrivate e che non sono quelle che sono. Si è arrivati a definire una categoria che si troverebbe tra di noi, i bambini indaco. E poi c'è una piramide sommersa al largo del Mar del Giappone. Chi l'ha fatta? Abbiamo solo fatto delle domande, secondo alcuni abbiamo già fatto troppe domande. Quelle ossa non erano di un nuovo dinosauro. Ci accontentiamo di guardare lo spettacolo della natura e ci fa capire quanto siamo piccoli. Non vediamo l'ora che arrivi di nuovo. Io volevo veramente fare due ringraziamenti. Intanto a voi che mi avete invitato, grazie anche a te. Che avete fatto questo bellissimo lavoro, al mio editore che mi ha permesso di stare qui questa sera, alla squadra che mi accompagna Freedom, sono 40 persone fantastiche e la mia famiglia che sono 25 anni che ti supporta, che mi segue, che mi supporta, perché bisogna volersi molto bene per avere un papà e un marito sempre in giro. Posso chiedere Sandro, tu che ti occupi di misteri, quanti anni ha Enrico Ruggeri? No, ma no, perché sembra un ragazzino. Non c'entra niente. Vedi Fabio, la cosa terribile è che mio fratello si chiama Sandro. Cioè, ma non è Giacobbe. Ho confuso come lui con la giornalista svizzera. Sì, ma lui si occupa di computer. Sì. Alzo le madri. Perciò ogni tanto mi chiedono come sta Sandro. Io dico bene, ma non gli spiego che non canta. Senta, le volevo fare una domanda. Prego. Lei che ha visto tutto il mondo, i misteri dalle mummie. Sì. Uno così fatto come lui, l'ha mai no, visto? Mai. Con la testa così. No, veramente mai. Anzi, devo dire che sarebbe da studiare. Sarebbe da studiare. Non è la sede giusta per raccontare delle no, ma no, non ti devi offendere. Ma non essere per male. Una volta non eri per male. Non avrei mai dovuto divulgare questa notizia. Forse. Vabbè, poi però ne riparliamo. Però, ne riparliamo le presenze ci sono sempre. Assolutamente. Io prima di andare da Paolo Conticini e Cash or Trash, che è il mio programma preferito. Io adoro Cash or Trash. Adesso lo guarderò anch'io. Ma io l'adoro, mi prende proprio. Poi c'è Alessandro Rosa. Rosa, tu lo guardi là por, Io con la, non conosco la signora Rosa. No, Rosa non è una signora. È un... Ognuno fa quello che vuole. No, ma... Io, è una trasmissione di mentalità aperta, giusto che sì, così ognuno... No, ma no. Nella sua serra fa quello che vuole. No, ma vabbè. Tanti amici fiori. No, ma vabbè. Non, vabbè, comunque, adesso ne parliamo. Il suo bodyguard è là, ognuno fa quello che vuole. Va bene, va bene. Allora, prima di parlare di Cash or Trash... Ha un programma. Sì,
Sì, certo, lui è l'esperto, lui, il signor Alessandro Rosa è l'esperto di antiquariato nella trasmissione Cash or Trash, l'asta dove tutti, io so che anche voi avete portato degli oggetti, sì. No? Ah, sì. Allora, adesso avete portato degli oggetti. Allora, prima sì, sì. Facciamo così, Franchi, ti chiedo un minuto di pazienza sia a te che a Vittoria, poi facciamo vedere delle cose che vi riguardano. Volentieri. Allora, facciamo vedere l'RVM di Cash or Trash, un celebrativo del film, così poi capiamo meglio come fare. Prego. Sentite anche voi il profumo degli oggetti del passato, il richiamo delle loro storie. È una lavatrice, penso anni 50. Solo ho trovato un mercatino. Ti sei illuminata quando ho stretto la mano di Alessandro. Ma cosa gli fai alle donne? Ecco, non ho fatto niente. Il nostro Alessandro Rosa è un'enciclopedia. È una cosa terribile, tremenda. Vi siete fatti un'idea di quanto possono valere? No. No. Quanto vale? Insomma, quanto vale? Insomma, dai. 300 euro. 1000 euro. 1000 euro. Dichiaro ufficialmente l'asta aperta. Oh, che figo. Ci diamo. 230. 250. 280. 300. Aggiudicato. 160 e 3. Accetti? Per questa cifra non accetto. Facciamo entrare il prossimo venditore. Accettiamo. Cash or Trash, chi offre di più? Bravissimi, Paolo. Dai, un meccanismo perfetto. È meraviglioso, sì, ma poi è un format, cioè uno spettacolo che coinvolge tutti, perché chiunque a casa si domanda quanto? O un oggetto e quanto vale, cioè, quindi certo. Poi è coinvolgente perché ognuno dei venditori portano una storia, portano insomma un... Tra l'altro avete notato prima nella quella cosa tremenda della SketchUp che ha fatto Paolo Antoni, invece come era bravo Paolo, lui come sta... la stessa cosa. No, non ha fatto la stessa era cosa. Uguale, era no, uguale. No, non è uguale, lui l'ha fatta. Vabbè, io però lui l'ha fatta meglio lui, vero Nino? Era perfetto, lui era perfetto. Lui era perfetto, l'ha detto Nino Frassica, vogliamo mettere in discussione? No, se l'ha detto lui. È vero Roberto che era perfetto? Era perfetto, era Giovanni era bravo. Perfetto? Sono d'accordo, era perfetto. Era perfetto. Era anche intonato. Mara era perfetto lui? Beh, no. Sei prepotente. Bravo, bravo, bravo. Prepotente. Bravo, come bravo. Voce anche. Bravo, bravo, bravo. Allora, qui i nostri amici stasera, alcuni, hanno portato degli oggetti, approfittando della vostra presenza. La febbre di Cash or Trash è arrivata anche a che tempo perfetto. Che fa. Allora io, se qualcuno ha degli oggetti che vuole mostrare, Lapo, tu hai un oggetto che io ho questa pallina. Facciamola vedere alla telecamera. È una pallina di calcio dei Balilla, calcio Balilla, calcio Balilla. Che ci ha giocato Pelé. Con la pallina. Sì. Quanto vale nel mercato? Una pallina di Pelé. Format, cioè dire 9. Certo. E la signora... Quanto può valere? Hai bisogno di toccarla? No, perché sono tanti. Ma va bene. Dobbiamo fidare della provenienza. Ha giocato Pelé in persona, quanto può valere? I suoi piedi è una cosa eccezionale, straordinaria. Straordinaria, quanto può... Potrà valere 7-800 euro. 7-800 euro? Però, Giovanni, che cioppo? 7-800 euro. Perché non sei contento? No, Pelé. Tu anche hai un oggetto, no, poi, Francesco? Eh? Tu hai un oggetto? Certo. Dopo. Allora, Giovanni Cacioppo, che cos'è quella? Io ho un garretto siciliano immerso nell'urina. La palla di neve col carretto siciliano? Palla di neve? Palla di neve e urina col carretto siciliano. Neve e urina. Perché un po' l'acqua è un po' giallogno. Vabbè, facciamo la fatidica domanda. Cacioppo, quanto vale? Perché quanto capito, vale? È la neve col carretto siciliano. Che... È uno dei più, delle palle di neve più rare, quelle col carretto siciliano. Sì, perché di solito... Io ne ho vista solo una tanti anni fa, ma questa è la seconda che vedo. Interessante. Interessante. Una palla così non si vedeva da anni. Sicuro. Sicuro. Quanto vale? Questa è una cosa... Secondo me 300 euro li vale. 300 euro? Accetto subito. Però non è mai. Signora Coriando, lei che cos'è? I 300 euro. Questo ho un phone usato poco. Eh? Perché si è rotto quelli subito. Però si basta... Ma è degli anni 60 quello. Sì, anni 60. E questo è parte del servizio della vetrinetta di mia cognata. Giusto? Però chiediamo ad Alessandro Rosa. Fai tu. Santa, sono pezzi unici. Ma che facciamo la domanda ad Alessandro Rosa. Questo invece ci voleva l'elettricista. Sì, certo. Faccia la domanda, signora Coriandoli. Quanto vale?
Il phon è un phon, come dice lei, anni 50, interessante. Sì. Raro, anche questo. È un questo. Phon. È da collezionisti. Poi quel colore rosa lì è... Antico. Dei più, proprio dei più... Sembrava... Difficile da vedere. Antico, rosa. Quanto vale? È un oggetto comunque da tenere lontano dalla vasca da bagno. Comunque. Sì, certo. E il piatto... Vabbè, c'è quel filetto usato d'oro. Usato poco, eh? Vedo. Usato poco. Vedo perché l'oro è ancora... Ma insieme il lotto quanto può valere? È un lotto... Ma 100... 250 euro. 200... Grazie. Chi è che ha altri oggetti qui? Nino? È la chiave. Una vecchia chiave? Si è ispirato Tinto Brass, ha fatto un film. Una vecchia chiave, che bella! Beh, bellissima! Perché sei invidioso tu? Una vecchia chiave, una chiave vecchia. Ma perché sei invidioso? Una vecchia chiave. Una vecchia chiave vecchia. Che cosa apre quella? Quanto vale? Che cosa apre? Qualsiasi cosa, qualsiasi porta. Cioè, qualsiasi, apre tutte, apre le, tutte, le tutte le porte. È un passepartout. Ma c'è anche un portone abbinato? No. No. Qualsiasi porta. Qualsiasi porta. Quanto vale? Vale... Ma quella è bellissima, Paolo, non meno di 200 euro. Quanto? 200 euro. 200? 200 euro. Ma perché? Ma perché chi? No, no, so che no, no. Vabbè, mi sai da chi? Incuriosisce. Sei contrariato a tutto, hai portato qualcosa. Ma cos'hai da chi? Invidioso, fatta male. C'è ancora qualcuno che ha degli oggetti? Io. Sì, prego, Mara. Una sterlina da 5 euro. Con la faccia? Con l'effigie della regina. Una sterlina da 5 pound. Quanto può valere? 5 pound. Questa è una sterlina. Di questa non ne fanno più, 5 euro. 5 pound. Però è una sterlina di ex collezione Mara Maionchi questa. Cosa? Ex collezione Mara Maionchi. No, ma poi hai capito, c'è la regina. C'è la regina Elisabetta. Paolo, fai tu. C'è la regina, c'è la regina. 5 su 5. Ovviamente. 5 sterline. 5 sterline. 5 euro. Quanto può valere? No, come 5 euro? Perché? 5 sterline. Ma è rarissima, perché c'è la, c'è la regina. 300 euro. Ma non è che quanto? Più è rara. 300 euro. 300 euro. Ma sono 5 sterline. Ma c'è la regina quanto sopra. Ma c'è la regina. C'è la regina, c'è adesso non c'è più la regina. Ma dovunque c'è la regina. Ma dove no, c'è la regina? No, comunque adesso c'è il re. È mancata la regina. Adesso c'è il re. C'è il re. Sono 5 sterline. Come fai a essere così ignorante? Ma quale criterio? E infatti si è offeso, Rosa. Ma perché sei contrariata? Perché sei contrariata? Sono contrariato. Ti sembra un po' sballato. Latello, ma tu hai portato qualcosa? Hai portato? Qualcosa? Adesso vediamo cosa tira fuori lui. Dai, vediamo, allora, vediamo sta meraviglia. Vediamo sta meraviglia. Allora, vorrei, ma che cos'è? Intanto, lei che insomma, è un conoscitore, allora potrà dare un valore a questo oggetto più che prezioso. Che cos'è? Che io le faccio vedere. Posso andare là? Prego, puoi fare quello che vuoi. Beh, mi sembra un oggetto abbastanza interessante. Ma ci puoi dire delle informazioni? Puoi dare al pubblico delle informazioni un pochino più approfondite? Dove l'hai trovato? Hai una descrizione? È importante. No, ma valutiamo. Hai una descrizione, Francesco? Valutiamo il conto. No, ma hai una descrizione? Sì, c'era un cartiglio qua, ma insomma, dov'è vabbè, ce l'avevo. Dov'è il cartiglio? Il cartiglio non lo so, l'ho perso, ma insomma, comunque sì, no, ce l'avevo. Ah, eccolo qua, c'è un cartiglio qua che... Leggilo. Chi è che lo legge il cartiglio? Aspetta, vabbè, aspetta, lo legge Paolo. È una roba... Vediamo il cartiglio. Dallo a Paolo, che deve leggere. Sì, ce l'avevo nascosto. Facciamolo leggere alle spalle. Conserva, è una cosa di famiglia. No, è una cosa di famiglia che io ci ho conservato. Tramandato. No, dallo a Paolo. Perché dallo a Paolo? Tramandate nella famiglia è una cosa antica, non c'è bisogno. Paolo, prendilo. Lei non vuol parlare di Paolo. Ma non è che non ne voglio parlare, non è interessante. Paolo. Vabbè, allora ci parli quanto di lei. Vale? Di dov'è Paolo, dov'è vieni, io sono di Napoli. Allora, stai tranquillo. Napoli. Siediti. Dei quartieri spagnoli. Siediti. Leggiamo. Qui ragazzi, facciamolo vedere al pubblico un attimo questo oggetto. Che cos'è? Uno scettro? Quanto vale? Un attimo quanto vale. Fai leggere. Ma come sei venale. Mamma mia. Allora, un attimo di silenzio. Un secondo, chi ha portato questo? Paolo Antoni. E io. Paolo Antoni. Cosa c'è scritto nel cartone? Ce l'avevo specifica. Intanto sono rimasto un po' a bocca aperta a vedere sto oggetto. Effettivamente. Anche a me ricorda qualcosa. Effettivamente. Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria, re apostolico d'Ungheria, signore di Trieste, re di Boemia, dal 1848. Sì, ce l'avevo a casa. Al 1916. Ma dove lo teneve? Ce l'avevo conservato a casa. Aspetta un secondo. Quindi è prezioso. Lo usava come scusate un attimo. Quanto vale? Quanto vale? Questa è una cosa eccezionale, però io più lo guardo, più mi ricordo un oggetto
Adesso ho capito cos'è. Questo cos'è? È un oggetto che è stato rubato una trentina d'anni fa. È stato uno dei furti più clamorosi degli ultimi decenni. Sai da dove era conservato? È stato rubato? Allora, no, scusa, Fabio, lo hai rubato? Allora, c'è un'altra, c'è un'altra informazione importante. Questo, no, io, aspetta, aspetta, vostro onore, era conservato in una teca a Vienna, al Kunsthistorisches Museum. Hai capito sempre dove? Sì, è una cosa di Vienna, è una... Come fa ad averlo lei? Come fa ad averlo lei, scusi? Come fa ad averlo lei? Quando è stato rubato? Una trentina d'anni Facciamo fa. Subito una ricerca per vedere su internet se c'è qualcosa che riguarda l'oggetto. Mai successo a Carrefour. Mai successo, a Cash or Trash non è mai successo. Questa è refurtiva. No. È refurtiva. È refurtiva. No. Preso questa è refurtiva. È un corpo del reato. È un corpo del reato. Mi spiace per Frankie Ayen. Abbiamo trovato qualcosa nell'emeroteca? Non è possibile. Da ubriachi si fanno degli errori. Non è una eccolo qua. Trafugato lo scettro di Francesco Giuseppe. Eccolo. Eccolo lì. È quello lì. È quello. È quello. Sì, sì. Evidentemente... I giornali se ne sono occupati. Girando, girando... Ah, è l'unica pagina... Non c'era anche la pagina con l'identikit del ladro? L'avranno fatto? È clamoroso. No. Eccolo lì. Ma è lui. È lui. È lui. Ladro. Ladro. Hai rubato lo scettro. Aspetta, no. Ha rubato lo scettro. Guardie, a me. C'è un... Ha rubato lo scettro. Ha rubato lo scettro! Ha rubato lo scettro! Vergogna! Ladro! Ladro! Si vergogni! Si vergogni! Pubblicità! Vergogna! Vergognoso! La prima volta che esce il preso che capita una cosa del genere. Coriandoli, allora, ha visto che bell'uomo che è Paolo Conticini, eh? Pezzo di ragazzo. Pezzo di ragazzo, eh? Grazie mille, ragazzi. Gran bel ragazzo. Gran bel ragazzo. Senti, Lapo, invece adesso, Frankie High Energy. Grande Frankie è un imprenditore, è un nuovo player dell'energia? No. Frankie... Energy, no, cioè dire, no, non è un player, che è un cantante. Ha fatto un personal brand, prima cioè dire Enel non c'era rapporto con l'utente. Ci ha messo la faccia, cioè dire Frankie ha Energy, no? Quindi, no, non è così. Non è così. Non è quindi così. Green. Non è, no, ma non è Green. Non c'è no, più. No. È MC. Dico, cioè, no, MC sì, però non sono un player. Meno consumi. Meno consumi. MC hai no. Grande no. Potenziale. Chiedo scusa, ma qui è tutto così. Rosa è un signore, non è una signora. Io non voglio entrare nel merito delle scelte di nessuno. Lui non canta, lui non è un player dell'energia, lui è Frankie High Energy. Il 29 settembre canta, è uscito Vermi, il brano che firmi insieme a Mobrici e a Willy Peyote. Esatto. E se te lo lanci da solo un pezzo di video, lo facciamo vedere? Io lo farei vedere un pezzo di video. Si tratta di Vermi di Mobrici featuring Frankie High Energy MC e Willy Peyote. Un posto al ministero degli infermi, armati manco fossero soldati, ti succhiano i risparmi come fossero frullati, di mezza li raddoppiano, si gonfiano e non scoppiano, i vermi sono bari e nelle bare ci s'accoppiano, guardali, contali, li vedrai agitarsi, sono intorno a noi, in mezzo a noi, ma sono diversi. Anche quando dicono non sei nessuno, fermo lì in un angolo e resti muto, vermi ti massacrano e tu che fai, e tu che fai, e tu che fai, anche quando dicono che puoi cambiare, parli di ci pensi tu ti prendi male, vermi ti massacrano e tu che fai, e tu che fai. Frankie è bravissimo, a parte una persona grazie. Meravigliosa, dobbiamo raccontare un sacco di storie che ti riguardano. Lui tra l'altro sa tutto di tutto. No, adesso stai esagerando. Lo chiamano Utet a casa? Sì, è vero, questo è vero. Utet lo da chiamano. Da bambino ho questo soprannome. Perché tu di qualunque cosa dici... Dico, se non so, invento in maniera plausibile. Plausibile, cioè tipo sugli alieni tu diresti delle cose. Direi delle cose, sì. Tipo? Tipo che non è detto che siano verdi, per esempio. Perché tutti considerano, si parlava in passato degli alieni come gli omini verdi, eccetera, sì. Non è detto che siano verdi. Infatti, annuisce.
Paolo Antonini sa qualcosa. Di che colore sono? Beige. No, sono sul beige. Beige. Fosforescente. Fosforescente. Mamma mia. Si capisce bene. Sono però comincia a ricordare. Come lo scettro sta sono cosa. Sono delle luci che... È come lo scettro. Alla fine dello scettro. Quello è il B52, quello fosforescente. È il cocktail. È il cocktail. Dici tu. Fosforescente è il B52. È il B52. Poi, Franky, sicuramente cioè, di alieni non è che me ne intenda. No, no, ma per dire. Però ma se, i volanti. Tu hai, una cosa che mi è piaciuta tantissimo, cioè tu hai l'anno scorso interpretato Erode nel musical Jesus Christ Superstar. Sì, sì, ho fatto la parte di Erode. Quindi cantavi Must Die, quello? No, io cantavo So You Are the Christ, You Are the Great Jesus Christ. Ma beh, che meraviglia! Sì. Beh, e tra l'altro è stato veramente straordinario poter recitare insieme a Ted Neely, che è il Jesus Christ originale del film, che all'epoca era un signore di 78 anni, che io persino il giorno di Pasqua infamavo in scena. È stato veramente un momento abbastanza curioso. Anche tu fai musical? Sì, infatti diverso. Siete colleghi di musical? Beh, infatti nello stesso teatro da piccolo. Con Massimo Romeo. Assistina a Roma, certo. Sì. Senti, io volevo fare una cosa. Dai, è vero che una volta è venuto Vittorio Gassman a sentirti al tuo concerto? Una volta è venuto nel 1993, durante un mio concerto a Roma, al Palladium, è venuto Vittorio Gassman, che prima mi aveva lasciato una telefonata sulla segreteria di casa. Quando sono rientrato a casa mia madre era pallida, ha detto ascolta la segreteria. Iniziava con... sono Vittorio Gassman, cercavo Franky AI Energy, che aveva ricevuto il numero da una produzione televisiva e mi chiedeva di realizzare la base musicale per un suo rap. Ma pazzesco. Che poi sarebbe andato a finire nello spettacolo Camper, recitato da lui e suo figlio Alessandro per il Festival dei Due Mondi a Spoleto. E l'hai fatto. Fantastico. E l'ho fatto, ho fatto questa base per un suo rap in cui, diciamo, da... Certo. Anziano reggermisce i giovani utilizzando un linguaggio giovane. Dimmi, MC vuol dire ma canta, giusto? No. Facciamoci no. Dire, quante volte ti ha chiamato a te Gassman? Paolo Antoni. Non ci ho presente perché... Quante volte ti ha chiamato? Dunque, ho trovato vari messaggi sulla segreteria ma non ho mai risposto. Che diceva, scusa, ho sbagliato numero. Allora io farei così a Franky AI Energy, vorrei dedicare alla tua carriera queste immagini che abbiamo montato, i tantissimi tuoi successi. Vai. Rap, parola in effetto, coacervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Me ne fotto di chi usa l'hip hop solamente come posa e faccio la mia cosa. E faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, nella casa, faccio la mia cosa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa. Dimmi tu, dimmi come si fa a resistere in un mondo solo di bla bla. Dimmi tu, dimmi come si può sopravvivere una vita in un reality show. Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione, tutti pronti per l'azione. Siamo intorno a me. Insegui la tua storia ovunque vada, pedala. Macina chilometri di strada, pedala. L'hai voluta tu la bicicletta, pedala. Più in fretta, pedala. Più in fretta. Pom 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 pom. Franky AI Energy e con pedala. Passiamo a Vittorio. Solo un secondo. Vai. Sono passati 30 anni da quando ho registrato il mio primo disco, che si intitolava Fight the Fight, l'abbiamo fatto uscire in 45 giri. No, fai vedere. Mi fa piacere Facciamolo vedere. Regalare una copia. Ma grazie mille. Tiratura limitata, vinile colorato, Fight the Fight. No, ma grazie. No, grazie a te. Oh, ragazzi, io a Franky proprio la passione vera. Grazie Franky, sei molto caro. Grazie mille. Qua stiamo mostrando. 30 anni. Bravo. 30 anni. 30 anni. 30 anni. Non dire. Vittoria, ecco. Pedala, arriviamo a te. Allora, prima donna, questo è un record che non ti toglierà nessuno. Esatto, infatti ho lavorato tanto proprio per battere i 50. Porca miseria. Prima donna a superare il record dell'ora, quindi in un'ora 50,267 chilometri. E tra l'altro la cosa pazzesca di Vittoria, fra le altre, è che tu in realtà, prima del ciclismo,
tu, cioè, il tuo mestiere è vero, tu saresti una matematica. Tutt'altro, sì. Tu sei laureata in matematica pura. Sì, dottorata ad Oxford in matematica pura. E poi ho dato matematica, Francesco, sono i numeri che si sommano. Sì, sì, i numeri. Lo so. No, ma non quelli lì. No, vabbè. C'è un esempio lì. I numeri. E matematica pura a Oxford. E poi ho cambiato vita. In realtà è successo per trovare una direzione improvvisamente nella mia vita. Ho perso papà. E improvvisamente mi mancava una direzione, no, nella vita. Un punto di riferimento, certo. L'ho trovato nello sport. E sono preso la bicicletta e ancora devo scendere dalla bicicletta dopo 10 anni. Una roba da matti. Matematica pura, dice Mar. Una roba da matti, una roba pazzesca. Sì, sì, sono non d'accordo. Ti è bastato, guarda che fare l'università matematica pura è una roba da geni. Beh, ma lo sa. Da matti. Non lo so, non è che glielo voglio spiegare. Ma lei dice che unisce, che in qualche modo la matematica ti serve anche per il ciclismo. Sì, sì, ho scelto il record dell'ora proprio perché può combinare la performance sportiva a una formula matematica, perché sei un velodromo e quindi è... Qual è la formula matematica del... Ma c'è tutta la parte di aerodinamica, ci sono un sacco di studi, di innovazione di materiali e quindi questa è la performance per eccellenza. Guarda Roberto, no, come è interessante. Anche a me hanno detto una volta, mi sono laureato e adesso pedala, ma non sono riuscito a fare la stessa cosa. Milano-Napoli, quante pedalate sono? Milano-Napoli. No, allora io vi faccio vedere. Tanto tu non hai un team tuo, non fai parte di una... Sì, l'ho fatto proprio per questo, perché se tu entri in un team professionistico ti impongono degli sponsor, mentre io gli sponsor volevo scegliermeli da sola in base ai test aerodinamici che andavo a fare pian piano. E si chiama il tuo team? BJ, come B come il mio cognome, Bussi, e J come quel santo uomo che ancora mi sopporta, che è il mio futuro marito, Iapicca. Allora, facciamo così, mostriamo queste immagini che abbiamo preparato per Vittoria Bussi. Le annunci tu, Lapo? Sì, grazie anche a un DJ... No, che unisce matematica e ce la faremo ciclismo mai. Cioè quante esercizi riesce a fare in un'ora no, è chilometro Vittoria ma, chilometro, no, ma no, è il nuovo record dell'ora, quanti esercizi si fanno in un'ora pedalando? Faccio io, ce record dell'ora, 13 ottobre in Messico, Vittoria Bussi. Eventi di vita privata, un lutto importante, ho cercato nello sport, in particolare nella bici, la mia redenzione personale. Fame, la voglia di far fatica, la voglia di mettersi in gioco è quello che mi guida adesso per una nuova avventura. Bravissima. Volevo farle una domanda. Lei aveva un obiettivo, no? L'obiettivo di superare i 50 chilometri e per un'ora ha dato l'anima per arrivare a quell'obiettivo. C'è stato quel momento in cui lei ha superato il 50° chilometro, l'hanno avvertita? E interessante, cioè come si fa a sapere? L'emozione, ecco, com'è passata da volercela fare, avercela fatta e lei stava ancora pedalando. Allora io quel giorno ero nel flusso, come si dice per noi atleti, cioè io dal secondo giro ho capito che l'avevo. È successo qualcosa di strano, no? Ma ti avvertono in quel momento quando hai raggiunto l'ora? No, io avevo... A parte che, come vedete, io ho la testa bassa per questioni aerodinamiche. Quindi neanche un auricolare, niente? No, non è consentito. Quindi avevo semplicemente qualcuno che mi diceva i tempi, ogni giro. Però io sai ormai quando sei al ritmo 50, perché comunque sono 2 anni che lo preparo. Complimenti davvero, davvero. Complimenti. Vai, dimmi Giovanni.
Io c'ho il record di sonno dell'ora. Il record di sonno? Di sonno, sì. In un'ora sono riuscito a dormire 1 ora e 10. Signora Coriandoli, sì. Senta, io questa sera volevo chiederei una cortesia, una bellissima serata. Ecco, non ci parli di qualcuno che muore. No, perché io le vorrei chiedere come è andata la settimana, ma poi ho il terrore che lei incomincia no. una storia. Io mi affeziono al protagonista e poi muore. Stia tranquillo. Oh, stia tranquillo. La prego, una volta. No, questa settimana parliamo di uno che è già morto. Quindi questa... Poi lei non deve pensare, perché è già morto. È come levare un dente, non fa più male. Ho capito, così però. Non si affeziona. Vabbè, ho capito, non si affeziona. Io mi affeziono invece. No, guardi, vabbè. Questa settimana è successa una cosa bellissima a un funerale. No. Ecco, vabbè. A un funerale è successa una cosa... Lei sbaglia a fissarsi, perché lei vive a Milano, ma in provincia il funerale è un'occasione sociale. Ecco. Adesso che diciamo la verità, non so se tutti ve ne siete accorti, non c'è più la sceradoppia. Sì, da tanti anni non c'è più la sceradoppia. No, o sono mal informato. No, no, non c'è è più. È sicuro? È sicuro. Perché a me non dicono tutto. No, no, no. Non è... Sono sempre l'ultima a sapere. E allora... Lei dice il funerale è un momento guardi, di... il funerale è un'occasione sociale, uno si fa un vestito nuovo. Sì. Una, come un matrimonio. Si va a tutti. È come un matrimonio, è quasi una festa. Insomma... È quasi una festa. Non è... Poi lo sa. Allora, siamo andati a questo... Diciamo, era già morto, quindi non c'è nessuna colpa così. E la Giusi, allora, ha visto il marito, che si chiama Hermes, ha detto, oh, guarda com'è, sembra che dorma. Lui ha detto, no, non sono io il morto, è l'altro, è Giovanni il morto. Allora la Giusi è rimasta un po' così. C'è rimasto male. Vabbè, vabbè, no. Comunque il matrimonio si sa, scusi, li confondo perché un po' la stessa cosa. Il funerale è questa occasione, si parla, si chiacchiera, si dicono anche delle belle bugie a fin di bene. Tipo? Ma come stai bene? sei dimagrito. Non è vero. Sì, c'è. E poi del morto ci dice sempre: oh, guarda, sembra che dorma. Ah, sì, certo. L'uomo invece, l'uomo? Il matrimonio, quando va al matrimonio? No, al funerale o al matrimonio? Al funerale o al matrimonio? Mi sbaglio sempre. Al funerale. Perché per me sono uguali. Uguali, sì, la gente. L'uomo. Il funerale. L'uomo, quando va al funerale? Il funerale, quando va l'uomo, è un po' incagnesco. Perché? Prima cosa, conta quanti siamo rimasti. Sì. Quanto sono rimasti. E poi? E poi, seconda cosa, guarda chi è il prossimo festeggiato. Comunque, guardi, è stata una cosa bellissima perché tutta questa cosa qui è iniziata una discussione dal niente. Cioè? Sono alzati i toni degli spintoni. Ma qual era la discussione? Non se l'immagina. Dicevano, quando muore il marito è meglio fare la corona o il cuscino. Ma si sono attaccati anche con delle parolacce. È arrivata la fiorista Mara. Quindi certo, l'esperta. Mara Verbena è arrivata, ha detto no, per il funerale, sta per dirsi patrimonio, per il funerale è meglio il cuscino. Meglio il cuscino? Sì, no, è meglio la ghirlanda perché... Decida, è meglio la corona o il cuscino? È meglio la corona perché il morto se la gode di più. Ah, ecco. Allora io ho detto, ma come fa a godersela di più? Non è mai tornato nessuno a lamentarsi.